Si è vinto. Si è vinto così, però. Perché dico sì? Scusate il gioco di parole. Perché sì, è vero. Diciamo che se proprio una delle due doveva vincere, è giusto che secondo me aveva vinto Livorno, cioè abbiamo vinto noi. Perché magari si è creato un po' di più e forse poi stesso palla è stato maggiore, quello nostro, diciamo. Però se si va a vedere siamo stati abbastanza mosci. Cioè, ora, per l'amor di Dio, ripeto, no che il Varese comunque abbia fatto chissà cosa e no che non te lo meritavi. Però diciamo che è stata una vittoria non fortunosa, ma appunto, come ho detto, così. Non so come spiegare, però intanto meno dirvi magari un termine preciso. Però vi dico che, magari se non avete visto la partita, che secondo me potevamo fare meglio. Certo, alla fine i 3 punti ce li siamo portati a casa, diciamo, ce li abbiamo presi, però diciamo non conquistati benissimo, come magari al contrario ho fatto proprio nella scorsa partita. Poi vabbè, come sempre, lasciando sta il discorso del gioco, che non c'è stato per niente oggi, perché forse è dovuto anche dal campo, non lo so. Però diciamo che il Livorno non ha espresso assolutamente quello che personalmente ho visto appunto nella precedente partita contro il Bari in casa. Poi, oh, come sempre, soprattutto in Serie B, quando vai a giocare diciamo fuori casa, fa le trasferte, chiamiamole così. Diventa sempre campaccio, nel senso, anche se vai giù contro l'ultima strasciata e te magari sei la prima o quasi, patisci, anzi, a volte addirittura è peggio. Però, tralasciando sta un po' questa serie, poi una cosa che tutte le volte è mai, cioè, Livorno mi ha sempre abituato a questa serie. Penso che su 10 partite, 9 volte va a finire così come vi sto per dire, ovvero che te vinci, non riesci a chiudere la partita nonostante le occasioni ce l'hai, le crei almeno un po', non le concretizzi. E poi gli ultimi 5 minuti, 5-10 minuti, te patì come un cane, patì. Perché infatti, ora non so se ce l'avete presente l'azione, mi riferisco a quelli che hanno visto la partita, o perlomeno i highlights, quelli un po' più importanti, quando era al 42esimo forse, non lo so, insomma, se era alla fine, se il tiro non veniva, diciamo, bloccato, tra virgolette, o rallentato dal difensore di Livorno, che purtroppo non mi ricordo chi era. Cioè, probabilmente era così, si andava a pareggiare. Tutte le volte è così. Io dico, ma perché non si concretizza quel briciolo di occasioni che si crea? Almeno un go, cioè, almeno che va in vantaggio, cioè, la differenza è di go, almeno top 2-0 e più tranquillo. Perché non ci riesce a fare così? E tanto meno, perché non ci riesce a stare tranquillo? Cioè, perché bisogna sempre patire all'ultimo, soprattutto se vinci o pareggi? Cazzo, ma stai tranquillo. Cioè, senza mancare di rispetto al Varese. E, insomma, a tutto, a tutte le cose del Varese, a partire dai giocatori, a partire dalla squadra, bla bla bla. Oggi personalmente credo che sono stati poca roba, no? E volendo te la potevi gestire alla grande la partita. Perché anche se alla fine comunque, vabbè, meno male abbiamo vinto e bisogna sempre patire. Cioè, perché comunque il risultato è stato solamente di 1-0? Io per l'amor di Dio non pretendo, che se hai la possibilità di vincere 5-0, no. Però nemmeno arriva con tutte le volte a rischiare di patire così tanto, di rischiare. Tanto, di patire la partita, di rischiare di prendere gol. E magari proprio condizionare la partita, non c'è nemmeno più tempo per provare a ribaltare le cose. Tra l'altro. Comunque, tornando un po' al discorso, come già prima detto, del gioco. Allora, prestazione e gioco assolutamente. No, assolutamente no, diciamo. Tra virgolette, appena sufficiente, niente di più e niente di meno, perché comunque vabbè, alla fine l'hai gestita poco, ma l'hai gestita e appunto vabbè, poi hai anche vinto fra l'altro. Però gioco, come ho già detto, inesistente. Prestazione sì, movimenti boh, non so nemmeno io, perché non ci sono stati veramente punti o quasi, boh, furbizia della squadra po', perché a volte riuscivi a fare un cross, magari potevi crossarla e c'era sempre uno in mezzo che era pronto, boh, non lo so, a schiacciarla di testa, insomma. Io a volte ho visto occasioni per dirne, anche se era alla fine, quella che mi è rimasta più impressa è stata quando Moscati poteva crossarla, quindi, e magari perché no, chiude la partita, c'era Galapino, fresco fresco, è entrato, in partita ha giocato tanto, 5, 7 minuti, 8, quanto erano giocati, comunque. Poteva benissimo crossarla, c'era Galabino che è enorme, c'ha di testa, bene o male su un su, no, ha voluto Messi sempre, cosa, insomma, e questa è una delle, poi, cioè, una
come si può dire, una delle occasioni che sono successe, beh, si poteva benissimo crossare, magari sfruttare meglio, magari il pallone, boh, magari poteva venire fuori un gol. Comunque, parte questo, vabbè, gol sbagliati tra virgolette sotto porta, come clamorosamente proprio 5 secondi prima del fischio finale è successo. Poi giocatori che, parlando un po' di singoli, magari la volta prima hanno fatto i fenomeni, oggi hanno fatto stracà, vedi tra virgolette Jelenic, vedi Landrulli, e oggi per motivi X non c'erano. Che poi un'altra cosa mi è venuta in mente, parlando di Landrulli, che è la difesa, quanto cazzo si è rischiato nel primo tempo? Cioè, tutto, ma ora non mi ricordo chi l'ha perso, ma mi pare sia stato Emerson o Gonnelli. Pallone sì, proprio passaggio del cazzo, meno male poi non è successo niente, proprio. Ah, cioè io anche in difesa, dove penso che sia il ruolo dove, no, penso, lo so per certo che è il ruolo dove devi rischiare il meno possibile, non ti puoi permettere di fare questi passaggi così, soprattutto il campo, se non sbaglio, era stramotoso, quindi c'era il rischio, il fatto, cioè c'era il rischio che il pallone si bloccasse così. Cioè ha fatto un passaggio che non si è capito se era per il terzino o per il mediano, insomma il centrocampista centrale davanti, non si è capito. Cioè, per dire, anche in difesa oggi siamo stati un po' moscini. E poi come sempre, sai, parlando di difensori, sì, bisogna sempre facciamo ni e fra l'altro e spelle, vedi Gonnelli, poveraccio, nel senso, non è nemmeno da dire che è uno che tutte le volte prende il rosso, oddio, cartini ne prende, però già non sta perché sta buttato fuori, però è sempre così, anche Vella, cazzo, un po' d'occhio, non si può tutte le volte andare a giocare tra virgolette ontati, tutte le volte cambiare difesa, rivedi, va, certo, per amor di Dio, si giocano tutti, ho capito, però allo stesso tempo danneggi un po' la squadra, dato che ora mi ora in generale sono tra più fortunati che altro. Comunque, diciamo, in conclusione, vittoria sotto certi punti di vista meritata, ma sotto altri, diciamo, no che non meritata, però è conquistata miseramente, molto molto miseramente. Comunque dai, alla fine bisogna essere contenti, perché comunque te non sei il Barcellona Real Madrid che, tra virgolette, squadre nate per vincere, no, però sei in Serie B, secondo me se c'è l'occasione, dato che ce l'hai a livello anche di qualità, dovresti un po' gestirti meglio le osi, però dai, come ho detto, bisogna essere contenti perché alla fine 3 punti li abbiamo presi. Non mi dispiace, quello no, però io avrei preferito che la prestazione fosse stata un po' meglio, nonostante il risultato finale comunque sia a livello, cioè a livello di obiettivo, diciamo, è stato soddisfacente, mettiamolo così. Ovvio, finisce qua. ci vediamo alla prossima, come sempre non dico niente perché mi sono accorto che, come ho sempre detto, porto merda, mandalo Dio, quindi sto zitto. E nulla, appunto, ci vediamo alla nostra partita. Va bene? Ciao a tutti.